Ecco le parole che la Regina della Pace ci ha rivolto il 25 settembre 2024 scorso. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera, da Dio che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, poche parole, ma parole che ispirano fiducia, che riportano i nostri cuori alla pace, una pace di cui c'è bisogno in tutto il mondo, ma anche in noi stessi, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e quindi anche nel mondo. Un messaggio di speranza, possiamo dire, e che arriva all'indomani delle dichiarazioni che sono seguite per mezzo di quella conferenza stampa, dove la Chiesa ha preso posizione su tutto quello che sta succedendo a Medjugorje. E qui, ecco, mi piace vedere la sintonia tra la Regina della Pace, che è la nostra madre, e la Madre Chiesa. Il cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, ha detto così, ha scritto nell'introduzione alle note: il nulla osta permette di accogliere i doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. L'espressione in mezzo a aiuta a capire che anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalità dell'evento, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di un'azione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene. Ora, nella conferenza stampa, Fernandez insisteva su quel in mezzo a. Guardate come la Regina della Pace, veramente teologa, si è espressa. Per amore verso di voi, Dio mi ha mandato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi. Veramente sono parole che ci fanno comprendere come Maria ci dice: guardate che potete fidarvi, la Chiesa è la madre come io sono vostra madre e tutto veramente sta andando nel progetto di Dio, nel piano di Dio, nel mio piano d'amore che vi porterà alla luce della grazia, al trionfo del mio cuore immacolato. Ecco, qui la Madonna ci sta dicendo: affidatevi, non abbiate paura, abbiate speranza, non siete soli, io vi accompagno nella Chiesa, con la Chiesa, ascoltatemi, tornate alla preghiera, siamo nel 2024, l'anno della preghiera in preparazione al Giubileo, per la vostra conversione. Il 2025 deve essere l'anno in cui dobbiamo fare di tutto per convertirci. Ecco, parole di speranza e di consolazione che ci ricordano veramente quanto anche il Monfort ha scritto nel Trattato della Vera Devozione a Maria. Oh, quanto è felice un uomo che ha dato tutto a Maria, che si affida e si perde in tutto e per tutto in Maria. E con queste parole vi do la mia benedizione. Per intercessione di Maria, Regina della Pace, di San Luigi Maria di Montfort, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.